In Piazza Vittoria, di fronte al Broletto, sono state rilanciate le iniziative presentate e sperimentate nello scorso autunno. Da una parte l'assistenza alla movida tramite guardie giurate e dall'altra la campagna di sensibilizzazione all'insegna del simpatico slogan «Non fare lo sbronzo». Tutto questo a partire proprio dagli esercenti del centro storico, con l'obiettivo di eliminare dalla movida serale tutti quei fenomeni che ne minano la tranquillità, a partire dal non rispetto del decoro urbano fino ad arrivare alle risse e al rispetto dell'ordinanza antivetro. Siamo con l'assessore al commercio Pietro Trivi. Queste iniziative, ovvero l'assistenza alla movida, così come campagna Non fare lo sbronzo, sono idee e provvedimenti che entrano in azione grazie a una sinergia, a un confronto proprio con i commercianti, con gli operatori del settore. Sì, è vero, sono iniziative che si ripetono, nel senso che l'abbiamo già fatto l'anno scorso, lo facciamo anche quest'anno. La differenza sta nel fatto che i commercianti quest'anno riceveranno un contributo per il servizio di vigilanza, e io l'ho detto anche prima, veniamo dalla presentazione dell'11ª giornata dell'economia presso la Camera di Commercio, nella quale ci sono stati esposti dei dati che purtroppo negativi sul commercio della provincia di Pavia, quindi anche locale. Quindi a maggior ragione credo che vada lodato l'impegno economico, lo sforzo economico che fanno gli esercenti per contribuire a garantire questo servizio di vigilanza, che dovrebbe così consentire un corretto svolgimento della movida all'interno del perimetro del distretto urbano del commercio, del centro storico, e allo stesso tempo anche garantire la tranquillità di quei cittadini che spesso si lamentano, a volte anche giustamente, dell'eccessivo rumore che si sente durante le ore notturne, perché Pavia deve essere comunque una città viva e vitale, quindi non riusciamo in questo modo a contemperare le due esigenze e garantire tranquillità e divertimento allo stesso tempo. Assessore alla Polizia Locale Marco Galandra, oggi in Piazza Vittoria si presentano e si rilanciano due iniziative nate nell'autunno scorso. Da una parte un servizio di assistenza alla movida serale nel centro storico di Pavia, dall'altro una campagna di sensibilizzazione con il simpatico slogan Non fare lo sbronzo. Certo, allora sì, sono due iniziative che sperimentate l'anno scorso con successo, abbiamo deciso di rifare anche quest'anno. Il fenomeno della movida è un fenomeno che noi ci teniamo continui a vivere a Pavia, per i giovani, per rendere la nostra città sempre più vivace e viva, però ovviamente deve svolgersi all'interno delle regole della civiltà e del vivere civile. Ecco, da una parte controllo, dall'altra prevenzione. Esattamente, da una parte controllo con questa assistenza fornita agli esercenti da parte di un istituto di vigilanza, i cui componenti, i cui funzionari si muoveranno da un esercizio all'altro nelle ore notturne della movida, garantendo un controllo del territorio fatto semplicemente attraverso segnalazioni immediate alle forze dell'ordine deputate a intervenire nel caso di risse o di comportamenti poco consoni. La prevenzione invece la facciamo, e siamo molto contenti ancora di farlo, attraverso l'iniziativa Non fare lo sbronzo, che è quella appunto che sensibilizza i giovani a comportamenti civili, a non abusare ad esempio dell'alcol, attraverso la distribuzione di gadget simpatici, molto belli, braccialetti, bustine di zucchero e così via, che gli esercenti distribuiranno ai loro giovani clienti. Come dicevamo all'inizio, oggi viene presentato tutto questo, ma si rilancia dopo un'esperienza dello scorso autunno, un'esperienza positiva, e alla luce di tutto questo gli esercenti hanno deciso di riprovare. Sì, gli esercenti hanno deciso di riprovare, e questo ci fa molto piacere perché dimostra anche che c'è questa connessione, questa collaborazione appunto tra l'istituzione e gli esercenti stessi. Non soltanto noi come amministrazione comunale, ma gli stessi esercenti, e ci auguriamo presto anche i giovani, dobbiamo renderci conto che la collaborazione per avere migliori risultati è indispensabile.